Salve a tutti amici e benvenuti ad un nuovo video. Oggi, come promesso su Instagram, unboxing di un pacco e due. Quindi due pacchi da spacchettare. Io ragazzi ho resistito un giorno e poco più con i pacchi, l'ho messo in balcone, neanche volevo vedere, e adesso è arrivato il momento di spacchettarli insieme. Direi di partire dal grosso, dal pesantone. Eccolo qua. Oh. Taglierino e si apre. Vediamo un pochino. Ragazzi, pesa da matti, è ingombrante. Oh, ecco perché. Ecco perché è pesante. Ecco perché è pesante. Bellissima. Ed è anche piena, per cui piena zeppa di roba dentro. Guardate che bella, con i portacanna di fianco. Allora, apriamo questa Buckan. Cambiato inquadratura così si vede un pochino meglio. Ragazzi, è piena zeppa di roba. Partiamo quindi dalla prima reversibile della Meglio. Vediamo un po'. Questa è la parte sopra. Vediamo che c'è dentro. Oh, questa sì che è interessante. Proprio ieri ne parlavamo sulla diretta Instagram. Due nuovi Long Jerk del Lima. Questo non è il Coma, bensì il Kosuke 170. Eccolo qua. Quindi Kosuke 170, due colorazioni, anche color cefalo. Bellissimi ragazzi. Guardate che Long Jerk. Vediamo un po' cosa c'è. Ecco qua, Kosuke 175. Pronto. Eccolo qua, quella colorazione piace molto a me. Kosuke 175, colore cefalo, veramente bellissima, che in condizioni di acqua limpida dovrebbe essere eccezionale. Questo colore che è micidiale per pescare in mare, a me piace un sacco. Piace un sacco perché ci ho preso un sacco di spigole con questa colorazione in mare, però con misure più piccole, con gerchi più piccoli. Pancia arancia, pancia arancione, schiena gialla. Abbiamo anche color testa rossa e infine color pearl, bianchissimo. Eccolo qua, super biancone. Lampadina Sunline, da usare di notte. Eccola qua, con lucetta sia rossa sia LED, anche per illuminare il trecciato, ad esempio l'Asegai. Ottimo, vediamo un po', poi sono altre scatole. Vediamo di scatole, ok, allora. Partiamo, questa è un'altra Meglio. Una 3020, con dentro tanta roba IM. Una Barone 150, colorazione cefaletto e testa rossa. Veramente bello, spettacolare. E poi abbiamo, allora, una Barone... Ah, oh, bello, ok. Una Barone, questo è tutto lo stesso colore. 175, sì, 175. Questo è molto interessante anche per le spigole, mi piace un sacco. Il Komomo 125. Guardate, schiena gialla, pancia arancione, veramente un bel artificiale. Bello, non è finito. Non è finito perché ci abbiamo. No, ragazzi, non finisce più. Una Meglio piena. Un'altra Versus. Un'altra Versus. Va bene, allora, vediamo un po'. Partiamo da questa. Ima. Quindi qua si passa da Long Jerk anche a roba da spigola. Si passa da spigola perché abbiamo anche il Somari. Bellissimo artificiale di casa Ima. Bellissimo questo per le spigole. È eccezionale. Somari 90. Pop Key. Guardate la roba ragazzi. Komomo, Pukachev Cobra. C'è di tutto. Guardate gli artificiali Ima. Piano zeppo. Anzi, sono tantissimi. Tutti artificiali Ima, tra cui Komomo, Nabarone, Kosuke, Pop Key. Guardate ragazzi, come se non ci fosse un domani. Vediamo un po', ce ne abbiamo altre due. Allora, un'altra Meglio. E qua ragazzi è roba seria. Qua è roba seria. Guardate, Serras. Questo è il Loaded. Bellissimo. Ragazzi, questo per pescare anche roba più seria a mare.
Proprio ieri nella diretta Instagram mi dicevo che volevo fare qualche viaggio all'estero e sicuramente la roba per fare i viaggi all'estero ce n'è veramente tanta. Dare pop win, questo possiamo utilizzare anche magari a serra, provare anche qualche lezione a mare e sicuro anche all'estero. Quindi il materiale c'è per partire. Ah, questo è spettacolare, ragazzi. Mega Flapen, io questi qua li ho usati anche in America, anche sulle mangianze, ha un nodo veramente pazzesco. E poi chiudiamo con questa, vediamo un po'. Che abbiamo? Ah, ok. Shaddoni, abbiamo Iron Shad. Ragazzi, io con questi shad ci ho preso di tutto, dai bass alle spigole, ai perca, veramente mondiale. Ci abbiamo anche in diverse colorazioni più naturali. Assi Stuck, Zez, perché di Zez ce n'è veramente tanto. Ok, ragazzi, guardate. Guardate le blatte. Tantissime. Ciao, Brent, pieno, pieno, pieno di blatte. Ok, ragazzi, passiamo al secondo pacco. Eccolo qua. Vediamo un po', eh. Qua la faccenda diventa davvero, davvero, davvero interessante. Ok, allora, tanto per iniziare il dettaglio con le fascettine Brox, bellissime. Vediamo tutte le fasce e fascettine. Partiamo con questa. La prima, una salty shape Seabass Game. Vediamo un po'. Fino a 24 grammi, 8x7, azione medium light. Bellissima. Andiamo un po', aspettate che la apro. Eccola qua, salty shape. Guardate che bella, tutto il carbonio lavorato. Spero si veda bene. Tutto il carbonio lavorato. Eccola qua. Guardate che bella. Fino a sotto l'impugnatura. Poi ha il portamulinello Fuji che mi piace da matti, che ho anche sulla Aegis. Spettacolare. Quindi, Salty Shape Seabass Game, 8x7 ml. Poi abbiamo questa che è una Shorgan F, spettacolo, una Palms Shorgan F, 10x3, 50 grammi, 30 libbre. Questo ci piace, questo ci piace. Torniamo a fare anche un po' di light game. Di light game, questa è un'altra Salty Shape. Ragazzi, guardate che dettagli queste canne, sono meravigliose. Guardate che bello, forse sì, si legge bene. Eccola qua, la Micro Gamer, 7 piedi. Questa lancia fino a l'orma 16 grammi, perfetta. Perfetta, questa per piccoli jig, gerchettini, comunque artificiali piccoli, è eccezionale. Eccola, poi ultima ma non per importanza, abbiamo la Bay Boater. Questa è una canna che adoro, ragazzi. Sempre una salty shape di casa Tailwalk, Bay Boater di lunghezza 7 piedi e 2. Ragazzi, questa canna, a differenza delle altre abbiamo visto poc'anzi, è una più uno, nel senso che ha il manico splittabile. Ragazzi, quindi abbiamo veramente di tutto, canne per tutti i tipi. Abbiamo anche torcia da fronte, abbiamo shad, jerk, long jerk, top water, insomma, chi più ne ha più ne metta. Tantissimi jig. E adesso, sperando che questo brutto periodo possa finire al più presto possibile e che si possa tornare in pesca al più presto. A me manca tantissimo il mare, per cui cerchiamo di farlo finire prestissimo questo periodo brutto. E ragazzi, io vi ringrazio ancora per la visione. Ci aggiorniamo tutti i canali social, sicuramente con molti contenuti in questi giorni. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Alla prossima!